e il nostro professore Roberto Bruni. Grazie professore. Grazie a voi. Allora, abbiamo sentito anche prima con l'insegnante della scuola delle medie, Gianni Rotari, che molti ragazzi non sono potuti venire, oltre a quelli che ci stanno guardando che non hanno fatto i compiti, ma quelli che magari hanno il naso otturato, hanno anche le orecchie otturate. Che cosa bisogna fare? E oggi vi diamo... a me si è tappato l'orecchio, non ascolto più nulla. Buon pomeriggio, benvenuti. Salve, allora diamo il benvenuto a Marco Radici, otorino e foniatra, direttore dell'unità organizzativa complessa di otorino laringoiatra all'ospedale San Giovanni Caliba, che è in, giusto? Sì. Che è in collegamento, e Giuseppe Villari. Buon pomeriggio, benvenuto. Grazie, otorino. Allora, che cosa abbiamo innanzitutto qui in studio, questo macchinario? Abbiamo che macchinario è? Un apparecchio che viene impiegato per le insufflazioni endotimpaniche, che è un trattamento termale, inalatorio, che si usa per la insufficienza tubarica. Ossia per questo, dirlo magari più... ecco, è un po' così, sembra difficile, però se noi lo spieghiamo in 2 minuti possiamo capirlo meglio. Vorrei far vedere un'immagine che ci spiega subito questa come funziona la tuba di Eustachio e dove è ubicata. Eccola qua. Allora, questa... ecco, questo è un orecchio, uno spaccato di un orecchio, e noi vediamo quel sottile canale che collega la parte posteriore del naso con la cassa timpanica. La cassa timpanica, che è separata dall'orecchio esterno dalla membrana timpanica. La tuba di Eustachio, la sua funzione principale è quella di immettere aria nella cassa del timpano in maniera tale da consentire l'equilibrio della pressione tra l'interno della cassa e l'esterno. Scusi, però ora, un attimo se la interrompo, sì, no? Sì. No, perché però stavo guardando che cosa una cosa sta un po' facendo? Insolita, sì, nel senso che sì, sì. Chi è che questo... ascolta? No, ascolta... no, è una battuta perché capisco... però, adesso vediamo perché. Allora, stavo dicendo, la tuba di Eustachio quindi serve per consentire la ventilazione della cassa del timpano. In questa maniera la membrana timpanica può vibrare e quindi trasmettere questa vibrazione alla catena delle ossicine. Quando c'è una disfunzione tubarica, noi ce ne possiamo accorgere quando per esempio c'è una variazione della pressione atmosferica, quando noi andiamo in alta montagna o quando per esempio viaggiamo in aereo, la tuba rimane chiusa, quindi non consente quella ventilazione che dicevamo prima, e quindi c'è bisogno di un trattamento. Dottore, adesso mentre le parlava, però noi abbiamo visto questa operazione che ecco non è un'operazione no, vedo che la nostra ragazza sorride anche, guarda, perché non è un trattamento doloroso, bisogna saperlo fare, ecco. Certo. C'è bisogno quindi di uno specialista che introduce questo catetere, questo sottile catetere che si chiama catetere ITARD, che fa sì che immette il gas termale all'interno, ecco. E quindi va a livello dello sbocco faringeo della tuba, e quindi arriva alla cassa del timpano, e la paziente sente l'arrivo di questa del gas con un caratteristico fruscio. Questo fruscio è ascoltato anche dal... sì, perché lui usa un fonendoscopio, quello che noi usiamo anche per sentire il cuore, fa sentire anche all'esaminatore quello che è l'effetto della terapia. In questo momento Vittorio Papa quindi ha ascoltato, dottor Papa, ha ascoltato quello... Ecco. Ascoltato. Questo è il trattamento che viene effettuato negli adulti. Bambini invece si usa un altro trattamento che si chiama il Politzer. Aspetta, però prima di spiegarci, perché anche a casa sono curiosi di saperlo, però noi ci colleghiamo con dottor Marco Radici, otorino. Buon pomeriggio, bentornato a Cosa dell'altro Gheo e auguri di buon anno. Grazie a voi. Allora, la salute dell'orecchio è fondamentale, noi spesso però ce ne dimentichiamo, e ci vuole però spiegare anche come funziona l'orecchio. L'orecchio è sostanzialmente divisibile in due parti, una parte meccanica e una parte elettrica. La parte meccanica è la parte più rivolta verso l'esterno e sostanzialmente è un amplificatore di un'energia vibratile.
è composta da un condotto uditivo, quello che noi vediamo qui all'esterno, insomma, che comincia con il padiglione, sì, che serve per convogliare i suoni, per presentarli sulla membrana del timpano, che è un po' come la membrana, come la pelle del tamburo, che viene messa in vibrazione. Questa energia viene amplificata dagli ossicini. Voi sapete che nell'orecchio medio ci sono appunto gli ossicini, martello, incudine, staffa, e sostanzialmente sono collegati tra di loro e servono ad amplificare l'energia meccanica. A questo punto questa vibrazione viene presentata all'interno, diciamo, nell'orecchio interno, dove c'è un recettore, la chiocciola, che è un po' come il microfono, cioè trasforma in pratica le vibrazioni in impulso elettrico. Chiaro. Quindi noi diciamo che siamo, quindi le malattie dell'orecchio possono riguardare o la parte che serve per trasmettere quindi le vibrazioni, e in una parte che invece in cui le vibrazioni vengono ricevute. Mi perdoni, dottore, come facciamo noi a capire se qualcosa non va nel nostro udito, nel nostro orecchio? Beh, diciamo, innanzitutto bisogna distinguere se si tratta di pazienti adulti o di bambini. Nei bambini chiaramente i sintomi possono essere riferiti in modo indiretto dal pianto, dall'abitudine di toccarsi improvvisamente l'orecchio come per stapparlo, per intenderci, oppure da un sintomo che viene riferito molto spesso dai genitori, che è quello che il bambino magari tende ad alzare il volume della TV, oppure perché magari non sente, non sente bene, oppure magari il bambino rivolto di schiena non sente l'ingresso nella stanza dei genitori o di chi accudisce loro. Quindi diciamo il genitore deve prestare più attenzione. Molta attenzione. Certo. Sì. Ecco, dottore, abbiamo però appena visto che quindi c'è un metodo, lei mi stava raccontando, sì, però anche il metodo per gli adulti. No, quello di prima era per gli adulti. Questo è per i bambini, perché ovviamente il bambino difficilmente sta fermo e quindi in questo caso noi utilizziamo quest'uliva che viene posizionata appunto a livello del naso, chiudendo l'altra narice, e quindi il gas termale ha sempre il suo effetto. Ma chi è che le prescrive però? Le prescrive il medico di famiglia. Forma la sua ricetta con la patologia e con il trattamento da eseguire. Quasi sempre la prescrizione del medico di famiglia segue a una visita specialistica che ha già diciamo individuato il deficit e quindi la prescrizione, diciamo. Questo poi il cittadino ha possibilità di effettuarlo con il sistema sanitario nazionale. Questo è importante. Sì, allora, almeno una volta l'anno. Io vi devo chiedere un favore però, sia a lei Giuseppe Villari che al dottor Marco Radici, di tornare perché l'argomento è molto complesso. Senz'altro. Abbiamo detto un decimo, anche perché avvicinandoci, spostandocene qui, abbiamo i vari metodi per andare a pulire quotidianamente le orecchie. Sì. Ecco, sì, li vedete, in teoria non li dovreste vedere, non li dovreste proprio utilizzare, perché allora per il momento io vi ringrazio, ritorneremo su questo argomento, anche perché una volta che perdiamo l'udito poi ci ritorna, lo possiamo riacquistare, quindi per il momento vi ringrazio e salutiamo il dottor Marco Radici e il dottor Giuseppe Villari, grazie per essere stati con noi, ringraziamo il dottor Papa. Una curiosità, sentivi dolore? No, non è assolutamente così. No, e quando poi hai iniettato invece il vapore? No, nemmeno. Nell'orecchio sentivi qualcosa? Sì, si sentiva un leggero flusso all'orecchio, però non è fastidioso.